Grazie mille, Padre Christophe, e grazie a tutti per questa occasione di condivisione con voi. E per me è la prima volta che io vengo nel Theresianum e sono gratitudina per questo invito per parlare con voi della spiritualità, della sinodalità, ma mi sento molto come dire pechino di parlare con loro che fanno studi specialmente sulla spiritualità. Ma questa settimana io partecipo anche all'Assemblea delle Superiore Generali nell'Unione Internazionale delle Superiore Generali, e il tema è abbracciare la vulnerabilità per la sinodalità. E arrivo qui dopo 3 giorni con tutte le Superiore Generali e veramente ho sentito come l'entrata nella sinodalità e di riconoscere la sua vulnerabilità, anche la vulnerabilità della Chiesa, per fare un cammino di discernimento nel Spirito Santo. So, per iniziare vorrei chiedere la vostra pazienza e il vostro perdono, perché il mio italiano non è troppo buono per il momento, sto imparando, è una sfida di fare una presentazione in italiano, ma io faccio con vulnerabilità e umiltà. Siamo tutti al momento a fare insieme un sinodo per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione. L'apertura del sinodo era nell'ottobre scorsa e non siamo una fase di preparazione d'un sinodo, siamo già un sinodo. E questo, la realtà di stamattina con voi, speriamo che sarà un'esperienza anche della sinodalità e del sinodo. Tutta la Chiesa è convocata per un sinodo, tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio che sull'immagine. Perciò la mia proposta è di fare questa lezione in stile sinodale. Non sono un'accademica molto e penso che per entrare più nella la spiritualità della sinodalità è un'esperienza viva, un'esperienza umana, spirituale, anche che ha bisogno di riflessione, di un lavoro teologico, ma non solamente. La mia proposta è di fare questo momento con voi nello stile sinodale, che è un stile di preghiera, di ascolto mutuale per ascoltare il Spirito Santo. Perché per parlare della spiritualità della sinodalità è un cammino in corso, non abbiamo già una visione molto chiara, definita della spiritualità della sinodalità, perché al momento la Chiesa fa un cammino per reimparare la sinodalità. La sinodalità era il stile della prima Chiesa, del primo centenario, e la maniera nei primi secoli la Chiesa ha un stile sinodale, collegiale, per prendere decisioni insieme. Ma dopo la storia ha fatto tutto un sviluppo
che ha cambiato un poco la visione e dal Concilio Vaticano II oggi recuperiamo il stile della sinodalità, ma è un, dobbiamo imparare tra l'esperienza. E oggi viviamo questo sinodo sulla sinodalità come un processo dopo i due sinodi sulla famiglia, 2014-2015, 2018 il sinodo dei giovani che ha come frutto la visione della sinodalità veramente come la maniera di proclamare l'Evangelio per oggi, per il mondo di oggi. E il sinodo sull'Amazzonia ha fatto la luce sull'importanza della conversione sinodale della Chiesa per essere la Chiesa, la stessa Chiesa dall'inizio, ma nel mondo di oggi, che è un mondo con molti cambiamenti. E veramente il cammino sinodale che facciamo insieme è come un percorso di rinnovamento per una chiesa missionaria, per una chiesa che fa la testimonianza della gioia di Gesù, della gioia dell'Evangelio nel mondo di oggi. Un mondo con la pandemia, con la guerra, con tanti conflitti, con tanti problemi, per ricevere un nuovo silenzio per entrare in quello stato permanente di missione che deve animarla per essere fedele al suo Signore. Quindi la sinodalità è una fonte importante. La sinodalità e dopo la spiritualità della sinodalità non è una scelta personale, perché come religiosi o laici mi piace e io faccio la sinodalità. No, oggi la Chiesa ha discernato che la sinodalità è il modo di essere Chiesa oggi secondo la volontà di Dio in una dinamica di ascolto e di discernimento dello Spirito Santo. È una parola importante di Papa Francesco, ma ci sono tante parole per dire che la sinodalità oggi è la chiamata di Dio, la chiamata di Dio per la Chiesa, per essere la stessa Chiesa, ma nel momento storico che vivendo. Quindi fare la sinodalità, nostro impegno per la sinodalità è una maniera di rispondere alla chiamata di Dio. E per rispondere a questa chiamata di Dio, abbiamo bisogno veramente del Spirito Santo e l'inizio della spiritualità della sinodalità, l'inizio della sinodalità e il stile della sinodalità è un stile veramente base sulla preghiera, sull'ascolto della parola di Dio. Donc, la mia proposta è di fare insieme questa preghiera Atsumus, che è la preghiera tradizionale nella Chiesa per tutti i sinodi e concili. E tra questa preghiera possiamo vedere i attitudini spirituali per fare la sinodalità. E penso che la lezione potrebbe essere solamente di meditare su questa preghiera, ma facciamo insieme, mettiamo insieme nell'ascolto dello Spirito Santo e possiamo dire insieme questa preghiera. Siamo davanti a te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel tuo nome.
con te solo a guidarci. Fa che tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori. Non lasciare che promuoviano il disordine. Non lasciare che l'ignoranza si porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso prendiamo uno minuto di silenzio in questo momento di preghiera, un momento di silenzio per pensare alla nostra riflessione e esperienza della spiritualità della sinodalità. Quando pensi alla tua riflessione o esperienza della spiritualità della sinodalità, quale parola o immagine ti viene in mente? Un minuto di silenzio per lasciare una parola, una immagine per esprimere la spiritualità della sinodalità. E adesso prendo 2 minuti, 2 per 2, per condividere questa parola o questa immagine. So tutti voi 2 per 2 per fare un scambio.
Grazie mille, grazie mille. Penso che i due minuti sono finiti, ma dopo sarà un momento per continuare questa condivisione. E vorrei condividere con voi questa immagine, simbolo della sinodalità, di questo stino sinodale e di questa spiritualità della sinodalità. E un'immagine simbolo del Sinodo dei Giovani che ha fatto per esprimere l'esperienza spirituale della sinodalità, ha fatto la luce su questa strada di Emmaus per fare vedere che camminare insieme nella spiritualità della sinodalità è un cammino come Cristo con i pellegrini di Emmaus. Questo è il metodo della sinodalità, un cammino insieme come Cristo con i pellegrini di Emmaus. L'inizio, il punto di partenza per questa spiritualità è la realtà, vedere, ascoltare, riconoscere la realtà. Gesù non arriva per dire devo fare così così. Gesù va camminare con i discepoli nella situazione, una situazione di desolazione dopo gli eventi. L'inizio è questo. E dopo Gesù fa un commento sulla scrittura per donare la luce dell'insegnamento della scrittura, e dopo i discepoli fanno la scelta di ritornare a Gerusalemme. E questa linea, vedere, ascoltare, riconoscere la realtà, valutare alla luce della Bibbia, della parola di Dio, per agire, discernere, scegliere. Ci sono gli elementi chiavi per la metodologia della sinodalità. Possiamo dire che la strada di Emmaus è un paradigma di un cammino sinodale. E per vivere veramente la spiritualità della sinodalità, nostro modello è Gesù, non è un altro. Il modello della sinodalità è Gesù, lo stile sinodale di Gesù. Gesù va da loro. Gesù fa loro una domanda perché lui inizia un dialogo. Gesù non fa un'imposizione della sua visione, fa prima l'ascolto dei discepoli e raggiunge qualcosa di profondo dentro di loro. Gesù cammina con loro anche nella direzione sbagliata. Gesù li conduce all'incontro con lui e questo incontro li manda in missione uniti alla comunità cristiana. All'inizio i discepoli sono isolati, due sulla strada, non con la comunità. Alla fine i discepoli vanno ritrovare la comunità a Gerusalemme. Perciò per me la prima il primo assunto, possiamo dire, il primo assunto della spiritualità della sinodalità è una spiritualità incarnata. Incarnata, non ideale, che fa un punto di partenza di una visione ideale. Dobbiamo essere così. No, è una spiritualità che fa un ascolto, una contemplazione,
una riconoscenza della realtà, delle situazioni, partire dalla realtà. E una necessità di ascoltare la realtà del mondo, il clamore del mondo. La spiritualità della sinodalità è ligata, è ligata alla visione del Concilio Vaticano II di fare un discernimento dei segni dei tempi. Come è il mondo? Come possiamo discernere i segni dei tempi nel nostro mondo di oggi? Tra l'ascolto della clamore dei poveri, di tutte le persone che sono in sofferenza, l'ascolto di tutti. E ascoltare il clamore del mondo, come Dio ha ascoltato il grido di Mosè nel suo popolo di Egitto, un grido di sofferenza. E oggi viviamo questo percorso e questa spiritualità nella situazione vera del mondo, con tanti gridi. Ma alla luce, tra prima e una contemplazione e un ascolto del mondo, prima tra la luce della resurrezione, della Pasqua. Non è una visione di debolezza, ma una visione di speranza che va aiutare a ascoltare il mondo. La chiamata veramente della sinodalità è una spiritualità per trovare le strade per camminare insieme come fratelli e sorelle in Cristo nel tutto il popolo di Dio. Questa è la sfida veramente della sinodalità. Essere una chiesa con tutti, una chiesa inclusiva, una chiesa relazionale con il stile che tutti i battezzati sono prima fratelli e sorelle in Cristo. Non si sono i vescovi o il Papa Francesco all'alto e gli altri al basso. Siamo prima tutti battezzati, chiamati a camminare insieme come fratelli e sorelle in Cristo. La spiritualità della sinodalità è un cammino per discernere le strade verso la fraternità. I principi, possiamo dire che i principi per vivere la sinodalità sono già e sono articolati nella visione di Fratelli Tutti, una visione di fraternità con tutti, non solamente con i battezzati, ma con tutti, tutta la gente del mondo. Il stile della sinodalità non è solamente un stile di essere chiesa ad intra, come fratelli e sorelle in Cristo, come popolo di Dio, ma è un stile anche di essere il popolo di Dio tra, con tutti i popoli della terra. La sinodalità è una visione non solamente per la Chiesa ad intra, ma va insieme con un stile di dialogo, un stile di essere nel mondo, in una maniera incarnata con gli altri. E per questo stile siamo tutti chiamati ad essere protagonisti. Ad essere protagonisti. La spiritualità della sinodalità è una strada, una chiamata per aiutare tutti a ascoltare il Spirito Santo e a agire con
il potere del Spirito Santo, possiamo dire. La sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione e un modus vivendi et operandi, e una maniera di vivere e di operare per la missione. E questo stile è semplice. Questo stile è che noi siamo Chiesa tutti insieme, tutti sono protagonisti, nessuno può essere considerato come un semplice figurante. Vuole dire che la missione della Chiesa devono essere portate per con tutti, non solamente con i sacerdoti e i religiosi o con solamente i vescovi. No, tutti hanno un ruolo per la missione della Chiesa, e una Chiesa con questa visione di tutti i battizzati sono protagonisti soggetti. Al momento viviamo questo sinodo come un evento storico molto importante, perché è la prima volta in 2000 anni che l'intero popolo di Dio è coinvolto per un sinodo. Per la prima volta nella storia bimillenaria della Chiesa, un sinodo è chiamato a coinvolgere tutto il popolo di Dio. Perciò, fare un sinodo sulla sinodalità non significa concentrarsi su un tema come tanti altri, ma sull'identità più profonda della Chiesa come comunione e missione che diventa concreta e storicamente incisiva quando è condivisa da tutti. Infatti, la Chiesa è tale solo quando è portata sulle spalle da tutti e condivisa nel cuore da tutti, al servizio dei fratelli, a cominciare soprattutto dagli ultimi, dagli emarginati e dalle periferie esistenziali e spirituali del nostro tempo. Per parlare della spiritualità della sinodalità, gli elementi chiave sono semplici, e sono i tre elementi: comunione, partecipazione, missione. Ma per concretizzare questi tre elementi chiave di comunione, partecipazione e missione, abbiamo bisogno di una riflessione più profonda sulla spiritualità della sinodalità, chiamata a divenire un habitus ecclesiale e un modo di essere la Chiesa e di vivere la missione. E questo modo è questo modo di questa immagine, è un cammino insieme con la diversità delle vocazioni. Ma possiamo vedere che su questa immagine il protagonista più importante è il Spirito Santo, e la persona la più grande. Al momento, e è la fine della mia prima parte, per introdurre sul... perché è difficile di parlare della spiritualità della sinodalità senza avere questa visione della sinodalità tra questo sinodo. Donc, questo sinodo è per imparare la sinodalità. L'unica maniera di imparare la sinodalità, e dunque di imparare la spiritualità della sinodalità, non è già scritta nel un libro, non è già fissata nel un tratto teologico chiaro. E
un'elaborazione in corso tra la rilettura dell'esperienza sinodale e tra l'esercizio della sinodalità. Per fare questo cammino di conversione sinodale della Chiesa. Siamo in questo momento di imparare a diventare sinodale perché il Concilio Vaticano II ha già fatto questa proposta di un ideale di comunione sinodale e episcopale, ma non è ancora livello nella tutta la Chiesa. Ma il scopo della spiritualità della sinodalità, come è scritto qui, non è solamente di fare un sinodo, non basta avere un sinodo, bisogna essere sinodo. Il scopo della spiritualità della sinodalità, possiamo dire in una maniera, è che noi diventiamo una suore sinodale, un sacerdote sinodale, un laico sinodale, una laica sinodale, un vescovo sinodale. Ma al momento, per fare questo cammino di conversione, la Chiesa ha bisogno di una intensa condivisione interna, dialogo vivo tra i pastori e tra i pastori e i fedeli. La spiritualità della sinodalità è una spiritualità di ascolto e di dialogo tra noi. Per arrivare a pensare, vedere e vivere la Chiesa come popolo di Dio, che è un popolo di pellegrini missionari. La sinodalità porta a generare e mettere in atto processi che si costruiscano come popolo di Dio, processi. Più che la ricerca di risultati immediati che generino conseguenze rapide e mediatiche. La spiritualità della sinodalità è una chiamata a vivere processi per fare questo cammino, per arrivare a una maniera di essere una chiesa con tutti come fratelli e sorelle. La posta in gioco, veramente, e possiamo dire, e ho ricevuto la grazia di vivere questi frutti della sinodalità al Sinodo dei Giovani, e di vivere una nuova Pentecoste, un aggiornamento per un nuovo slancio, un evento di grazia. All'apertura del sinodo di questo sinodo, Papa Francesco ha detto che il più importante di questo percorso è di vivere come un evento di grazia con la fonte dell'adorazione. La spiritualità della sinodalità è un cammino per una rivitalizzazione del nostro battesimo. Possiamo dire che la grazia è già qui, ma la visione della sinodalità è una visione della Chiesa, della spiritualità dinamica tra la storia, tra la realtà. Quindi è una visione dinamica come una spiritualità che fa che fa la luce sulla maniera di vivere il nostro battesimo, non in una maniera intellettuata, teorica, ma veramente tra le situazioni storiche. E i frutti di questo percorso sono i frutti dello Spirito Santo. E abbiamo questa parola
alla fine del documento preparatorio del, per il sinodo, speriamo che tutti hanno già letto o che sarà possibile là, ricordiamo che lo scopo del sinodo e quindi di questa consultazione, e possiamo dire, ricordiamo che i frutti, quando viviamo questa spiritualità della sinodalità, i frutti sono qui. Far gemogliare sioni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, facciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani. Questi sono criteri per vivere la spiritualità della sinodalità, che, che è veramente una spiritualità trinitaria, perché la fonte della Chiesa sinodale e la Trinità, il mistero della Trinità. Vivere la sinodalità e trovare le strade per essere questa comunità come Chiesa, che è una comunità come la comunità della Trinità, possiamo dire. E abbiamo bisogno oggi di recuperare nella Chiesa, specialmente nella teologia, una visione più pneumatologica, perché la storia, e perciò abbiamo bisogno molto della teologia spirituale, e non solamente di una teologia dogmatica. È troppo è vero di una cristologia, abbiamo bisogno. I teologi oggi hanno detto nella nostra commissione della teologia che la strada e la più grande sfida è di trovare questa maniera di mettere in pratica, una pneumatologia pratica, e di trovare una maniera di vivere la Chiesa con e tra la visione veramente della Trinità e del mistero della Trinità. La pratica della sinodalità tradizionale, ma sempre da rinnovare, è l'attuazione nella storia del popolo di Dio in cammino della Chiesa come mistero di comunione a immagine della comunione trinitaria. Come sapete, questo tema mi è stato molto a cuore. La sinodalità è uno stile e camminare insieme è ciò che il Signore si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio. È una parola di Papa Francesco. Dunque, veramente la prima caratteristica della spiritualità della sinodalità è una spiritualità incarnata, come ho detto, ma con questa visione di una spiritualità trinitaria. Quindi vuole dire una spiritualità del noi ecclesiale. Quando devo dire, definire la sinodalità in una parola, una maniera di dire la sinodalità è passare di da io, d'una visione individualistica, d'una maniera personale di esercitare il servizio nella Chiesa, a una visione prima di essere comunità. Il cammino della sinodalità tra un'esperienza spirituale e ecclesiale fa per tutti i battezzati un inserimento più forte nel noi ecclesiale. Vuole dire che questa spiritualità
del noi ecclesiale è una spiritualità tra processi che fa che stimola la generazione e l'attuazione di processi che si costruiscono come popolo di Dio piuttosto che la ricerca di risultati che costruiscono come popolo di Dio. I criteri per vivere la spiritualità della sinodalità e possiamo vedere che i frutti sono un'esperienza più grande di essere popolo di Dio. Ma per fare questo cammino non è una strada diretta, non è una strada già scritta. L'arte della spiritualità della sinodalità è l'arte della vita come una vita di pellegrini. Penso che tutti hanno già fatto un'esperienza di pellegrino, di camminare, di fare. È faticoso. E ci sono momenti con il sole, con consolazione, ma ci sono anche momenti con stanchezza, con difficoltà. Ciò vuol dire una spiritualità tra le difficoltà e un cammino aperto che non è già scritto. E ci sono momenti di notte, e penso che la spiritualità carmelita, con tutta l'esperienza di riflessione di grandi autori come Santi, come Teresa d'Avila e Juan de la Cruz, ha molto a dare per aiutare tutta la Chiesa anche a vivere questa spiritualità della sinodalità che è un cammino pasquale tra la notte. Un camminare insieme in ascolto dello Spirito vuol dire un cammino di conversione spirituale e pastorale, un cammino aperto. E questa è la difficoltà per oggi. Vuol dire consentire, accettare di non sapere in anticipo, di non definire e di non maîtriser, patroneggiare. Non tutto può essere previsto e inquadrato, rimanendo aperti all'imprevedibilità e alla novità dello Spirito Santo. Siamo in una fase di transizione e di apprendimento della sinodalità per una nuova natività, nascere, per rinascere a una nuova visione. Ma per fare questo cammino, questa è una caratteristica molto molto importante, è una spiritualità dell'ascolto, come Gesù ha fatto sul cammino di Emmaus. Devo iniziare con l'ascolto mutuale, ma che un ascolto anche tra e con la parola di Dio, ascoltare, come ho detto all'inizio, i segni dei tempi, tra gli eventi del mondo, le situazioni del mondo, ascoltando gli altri, ascoltando lo Spirito Santo. E non è facile nella Chiesa, nelle tutte le esperienze pastorali, di veramente ascoltare. E abbiamo bisogno di formazione veramente all'ascolto.
Perciò le attitudini chiave per la sinodalità sono prima la fede e la fiducia in Dio. Se veramente la sinodalità è la chiamata di Dio per la Chiesa di oggi, possiamo avere la certitudine che Dio va condurre il suo popolo su questa strada. E Dio va dare la grazia per rispondere a questa chiamata. Ma per fare veramente un ascolto abbiamo bisogno di umiltà. Non ho tutta la verità. Ho bisogno di imparare e di discernere la verità tra l'ascolto degli altri. Preghiera, dialogo e convinzione, anche vuole dire fiducia negli altri, ma anche libertà interiore. Perché non è sufficiente di avere l'umiltà di ascoltare per la sinodalità. Non è sufficiente, è molto importante. Ma abbiamo bisogno anche di avere il coraggio di parlare. Il coraggio di parlare. E tra tanti feedback del processo sinodale nelle diverse chiese locali, ho visto che per tanti battezzati loro hanno detto: per noi è la prima volta che la Chiesa ha chiamato la nostra voce, perché il scopo di questo sinodo è di ascoltare la voce di tutti, e prima la voce dei più poveri, la voce delle persone che non hanno voce nel mondo e nella Chiesa. Ma dobbiamo aiutare tutti a questo coraggio di parlare veramente, non parlare per parlare, ma parlare per dire le parole del Spirito Santo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di aiutare tutti a avere questa interiorità e attenzione ai movimenti dello Spirito. È un atto di fede per un esercizio ecclesiale di discernimento. E un'altra caratteristica che è molto importante è che la spiritualità della sinodalità è una spiritualità del discernimento. Perché essere una chiesa sinodale vuol dire una chiesa con questo stile del discernimento permanente. Permanente. Specialmente perché oggi siamo tutti in un mondo molto complesso. Il mondo di oggi è molto complesso. Non è facile di vedere come essere un discepolo di Gesù nel questo mondo, nella complessità delle situazioni. Non è già scritto nell'Evangelo come fare oggi. Possiamo ricevere l'ispirazione e abbiamo bisogno di analizzare le situazioni con la parola di Dio, ma non è una risposta diretta per come fare con la guerra in Ucraina. È un discernimento molto, molto difficile, anche per la Santa Sede, di trovare la maniera di che dire. Molto, molto situazioni sono complesse e abbiamo bisogno veramente di imparare il discernimento, ma non solamente personale, il discernimento ecclesiale per trovare le strade per essere questa chiesa per la missione, per il servizio del mondo di oggi. E un'immagine sviluppata per aiutare noi a vivere questo discernimento insieme, un'immagine interessante è la nozione di conspiratio Fidelium et Pastorum,
e vuole dire respiro insieme dei fedeli e dei pastori. In una chiesa sinodale nessuno posso decidere da sola. Perché se io faccio una decisione solamente con la mia visione personale, non ho una visione globale delle situazioni. Abbiamo bisogno di discernere insieme i pastori, le persone che hanno un ministero, un leadership, hanno bisogno di ascoltare le differenti parole e visioni per discernere e decidere in una maniera più giusta. Il ministro che guida e accompagna il processo sinodale prende poi la decisione finale sulla base di tutto questo processo spirituale di ascolto e discernimento che può essere compreso attraverso l'importante nozione di conspirazione. Penso che devo finire e concludere. Possiamo dire, e questa è la mia esperienza tra questa avventura, perché veramente la sinodalità è un'avventura umana, spirituale e ecclesiale, che è un cammino di metanoia e di conversione. E vuole dire un'aperta a essere, a vivere una trasformazione. Se non vogliamo essere trasformati, non è possibile di vivere la spiritualità della sinodalità. È veramente un cammino di metanoia, di grande trasformazione personale, ma anche come Chiesa, e un cammino di kenosis, perché per essere la Chiesa insieme nello stile di popolo di Dio con tutti, devo lasciare la mia visione o la piccola visione di un piccolo gruppo nella Chiesa. E non è facile, è veramente un cammino di kenosis che ha bisogno di riconciliazione. E penso che la strada la più importante, per vivere la Chiesa rivela Cristo e il Dio Trino come attivi nel mondo e nella storia umana è un cammino di riconciliazione. Vuole dire di riconoscere di riconoscere che abbiamo bisogno di perdone, abbiamo bisogno di riconciliazione. Gli elementi centrali di un documento che non è già pubblicato, ma sarà pubblicato penso all'inizio di giugno, che abbiamo fatto un lavoro con la Commissione Spiritualità. Commissione Spiritualità, abbiamo fatto una riflessione importante sulla spiritualità della sinodalità, ma che è solamente un documento in corso, e spero che una facoltà così, che fa la teologia spirituale, avrà la possibilità di lavorare su questo documento per aiutare a fare un approfondimento. Ma gli elementi centrali che abbiamo già messo in luce sono la metanoia, conversione, che viene dal riconoscersi vulnerabili, perché ho fatto all'inizio questa introduzione, l'umiltà che apre alla grazia di Dio, il bisogno di perdono e di riconciliazione, la comunione che supera l'alienazione provocata dal peccato. E questo è una spiritualità della sinodalità per aiutare
tutti, tutti noi, chi ha le nostre diverse vocazioni, una chiamata a fare una pastorale sinodale. Ma per fare una pastorale sinodale, che è l'unica maniera di trasmettere la fede oggi, abbiamo bisogno di vivere questa spiritualità della sinodalità. E veramente la mia conclusione con questa parola di Christus vivit, che è l'esortazione post-sinodale del Sinodo dei Giovani, e Papa Francesco ha scritto: la pastorale giovanile non può che essere sinodale. Ma possiamo dire oggi non è solamente la pastorale giovanile, tutto è pastorale, non può che essere sinodale. Vale a dire capace di dar forma a un camminare insieme che implica una valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei membri della Chiesa, attraverso un dinamismo di co-responsabilità. I frutti della spiritualità della sinodalità è questo, una co-responsabilità per la missione della Chiesa. Animati da questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa partecipativa e co-responsabile, capace di valorizzare la ricchezza della varietà di cui si compone, accogliendo con gratitudine anche l'apporto dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della vita consacrata femminile e maschile e quello di gruppi, associazioni e movimenti. Nessuno deve essere messo e potersi mettere in disparte. Vuole dire non una chiesa, una visione della chiesa come solamente i vescovi, no, una chiesa con tutti, che fa la valorizzazione di tutti, e una chiesa in movimento, e devono trovare la maniera di fare questa danza insieme con la musica del Spirito Santo. Grazie mille. Grazie mille, Suor Natalie, per la tua conferenza che si fonda, almeno così l'ho percepito, sulla tua esperienza sinodale e anche sulla tua missione a servizio del Sinodo dei Vescovi, che ormai è un'esperienza già molto ricca e impegnativa. La tua conferenza mi ha fatto pensare a che cosa significa fare teologia in modo un po' più ampio, e più che in primo luogo un discorso su Dio, la teologia è un dialogo con Dio. Il nostro discorso su Dio si fonda su questo dialogo. E per la sinodalità credo che ci sia qualcosa di simile, almeno tu hai insistito tanto, e mi sembra molto pertinente, cioè prima di poter riflettere sulla sinodalità, un discorso sulla sinodalità, si tratta di fare esperienza della sinodalità. E in tutte queste dimensioni che tu ci hai presentato, no? In questo pellegrinaggio con Gesù come i discepoli di Emmaus, anche nell'ascolto vicendevole necessario e nel discernimento, appunto, che non è un discernimento isolato, ma comune in questo noi ecclesiale che trova il suo fondamento, la sua ispirazione nel mistero della Trinità. Allora, per me è stato un momento ispirativo di ascoltarti e adesso non abbiamo tantissimo tempo per la discussione, ma adesso c'è lo spazio, diciamo fino a mezzogiorno meno un quarto, così abbiamo
almeno un tempo per le vostre domande o riflessioni, sapendo che tutto non si fa adesso qui, ma all'inizio della conferenza noi siamo stati invitati a condividere il cammino continua al di là di questo incontro. Dunque, chi desidera chiedere o condividere una riflessione? Ci vuole una voce un po' forte, però... E dopo si dovrebbe ripetere, casomai. Sì, grazie mille, perché è vero che dobbiamo avere questa visione storica tra il cammino dal Concilio Vaticano II. Possiamo dire veramente che oggi la visione della Chiesa sinodale, l'ecclesiologia sinodale, è un'ecclesiologia del popolo di Dio, ispirata dal Concilio Vaticano II. Il problema è che nel concetto dell'ecclesiologia di comunione non è un concetto, una unica visione. I dibattiti tra il sinodo di 1985 e a un momento è una visione di un'ecclesiologia di comunione come più una comunione con un'ecclesiologia di comunione, ma anche con una visione gerarchica forte per l'unità e la comunione. Una delle sfide per la sinodalità tra questa visione e un punto molto importante è la sinodalità e l'interculturalità e la diversità delle culture. E pensiamo, come il logo del sinodo fa questa espressione, che dobbiamo trovare una maniera di vivere la comunione, ma tra e con più di diversità di colore. E possiamo dire anche che la visione ecclesiologica sinodale è una visione, non è differente di una visione di comunione, ma una comunione dinamica. Dinamica, non è una comunione già fissata. La comunione si fa tra e con il cammino, perché è una visione, come ho detto, più che integra di più la dimensione storica e la dimensione della necessità di un processo. La comunione è già qui, perché è un dono della Trinità,
ma permettere in pratica veramente e vivere questo stile della comunione, abbiamo bisogno di vivere questa dimensione della sinodalità, che è una dimensione costitutiva della Chiesa, ma non una Chiesa idealistica di concetto, una Chiesa che cammina nel mondo tra tutti. Non lo so se è... E perciò, e come ha detto Padre Christophe, la difficoltà della sinodalità non è di fare, non ho fatto, è possibile di fare più chiaramente la teologia e la visione teoretica, ma il problema è di mettere in pratica questo stile. E l'unica maniera di imparare la sinodalità è tra un'esperienza e tra la pratica. E questo è il messaggio più importante. Io faccio presentazione, ma non è sufficiente e non è il primo bisogno. E spero che dopo questa, perché tu hai detto che anche la teologia, le facoltà di teologia, come tutti gli altri gruppi o realtà della Chiesa, hanno bisogno di fare una conversione, che vuol dire fare una teologia tra e per una Chiesa sinodale. Grazie mille per questa domanda importante. È un punto. La Chiesa sinodale non vuole dire che non è più un principio gerarchico nella Chiesa. È vero, si sono vescovi. Ma vuole dire una maniera di prendere le decisioni tra un cammino per trovare più di consensus. Perché i processi sinodali, i consigli
nell'inizio della Chiesa sono per fare un consensus. Una spiritualità della sinodalità quando insieme viviamo questo cammino questa è la mia esperienza al Sinodo dei Giovani, come al Concilio Vaticano II, alla fine tutti i documenti, i voti sono vicini di santo percentuale. E possiamo vedere il documento finale alla fine del Sinodo dei Giovani è un voto paragrafo per paragrafo, ma quasi tutti fanno un voto sì. Sì, è veramente un cammino sinodale tra questa esperienza e anche penso che tra voi qualcuno ha già l'esperienza di un capitolo generale e per fare, per trovare strade di comunione, di consensus. Perciò la nozione che ho presentato di cospirazione vuole dire che i vescovi, nella visione sinodale, nell'esperienza sinodale, i vescovi, i sacerdoti che prendono la decisione finale, perché è vero, non sono separati dalla comunità. Loro, vivendo il loro servizio, ministerio, come vescovi, come sacerdoti, ma all'interno della comunità, tra questo respiro insieme, tra un processo di ascolto, di consultazione. E all'inizio, alla fine, la decisione presa è una decisione, la visibilità della decisione è il vescovo. Ma il percorso, il processo fa che è una decisione presa con tutti, perché è un processo di consensus. Ma è vero che oggi dobbiamo reimparare le strade per trovare più di consensus. E questo è la sinodalità. In considerazione questa ampiezza umana, antropologica, in questo
Sì, 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 grazie per questa riflessione, perché è vero e veramente che questa chiamata alla conversione, e tutti hanno una conversione a fare, non solamente i vescovi, i sacerdoti, per fare un nuovo stile di leadership, possiamo dire, o di esercitare l'autorità. Questa è un punto molto, molto importante, la conversione del stile dell'esercizio dell'autorità tra un stile più di servizio e più collaborativa con collegialità. Ma tutti hanno un percorso a fare di conversione. E la visione, spero che ho detto qualcosa di così, la visione di questa spiritualità è veramente una spiritualità incarnata e umana. E i processi sinodali, per me la visione della spiritualità è più incarnata e il più spirituale. E il più spirituale e il più concreto, possiamo dire. Per fare esperienza sinodale abbiamo bisogno anche di vedere, di riflettere sul spazio, perché siamo, siamo persone con un corpo, con non solamente una testa. La maniera di sedere, la maniera di organizzare il spazio fa un cambiamento. La riunione con i superiori generali, la disposizione della sala non è un anfiteatro, e tavoli rondi e fa un'esperienza differente che un grande anfiteatro come al sinodo. È una questione di tempo, e posso dire che l'inizio della sinodalità è un caffè, un pranzo, un vivere insieme concreto. È vero che è normale, dobbiamo avere questa condizione che, come è un cambio, una chiamata per cambiare, una chiamata di conversione, come essere umano abbiamo paure, è normale. Ci sono tante paure tra questo sinodo, paure dei vescovi di non avere più il loro ruolo, ma anche paure laici, specialmente delle donne, di non essere ascoltati. Dobbiamo scegliere e dire le paure e riconoscere. E abbiamo bisogno, sì sì, sono d'accordo che è un cammino molto molto concreto, e la luce, l'apporto della psicologia, dell'antropologia e anche di altre scienze umane è molto importante. La sinodalità, infatti, è una visione integrale, e per ritrovare questa visione integrale, e penso che per una delle sfide per la teologia è di trovare, perché abbiamo tra la storia, abbiamo fatto un cammino di separazione, la teologia dogmatica, la spiritualità, ma abbiamo bisogno di fare più di interdisciplinarità. Questo è... E la settimana scorsa abbiamo fatto una settimana con tutti i membri delle commissioni insieme, commissione teologica, commissione metodologica, commissione spiritualità, commissione comunicazione, perché abbiamo bisogno di diverse luci per trovare le strade.